Cassese, allora, il punto è questo. Lei come giudica questa riforma Cartabia? La cosa che possiamo leggere fino ad oggi è che buona parte della magistratura, direi quasi quella che si sente di più, non so se è il 90% delle percentuali, non le abbiamo, ma buona parte della magistratura sembra assolutamente contraria, per usare un eufemismo. Guardi, questa riforma dà vita ad un diritto penale più mite, altrettanto severo ma più mite. Rende le indagini preliminari e i processi più solleciti, dà finalmente un ordine all'accusa e quindi in sostanza alla obbligatorietà dell'azione penale. Quindi tre risultati secondo me eccellenti. Questa è la sostanza della riforma. Poi c'è, come dire, l'aspetto che possiamo chiamare teatrale, perché sul teatro c'è stata una bella lotta tra galli e questo ha attirato tutti, cioè il problema della prescrizione. Ma quello è solamente un aspetto della questione e sullo sfondo c'è una riforma importante che fa fare i primi passi a questa autentica scalata di una montagna che è la riforma della giustizia. Ho detto i primi passi, diciamo i primi 500 metri, perché in realtà la riforma della giustizia comprende anche altri capitoli. Non ci dimentichiamo che questa è la giustizia penale, poi c'è la giustizia civile, non dimentichiamo che ci sono 6 milioni di procedure pendenti davanti ai giudici in tutta Italia. Non dimentichiamo che c'è una sproporzione enorme tra domanda e offerta di giustizia. Sì. Quindi, professor Cassese, scusi se la interrompo. C'è stato molto sostanzialmente uno scollamento tra fatti reali, che sono sintetizzabili nei tre punti che ho indicato, e invece rappresentazione dei fatti, che è stata completamente diversa, è stata tutta centrata sulla prescrizione. Ecco, però, come noto, mi scusi, professore, se mi sente, su questo... La prescrizione è come se fosse l'aspirina per curare un'infezione. Beh. Normalmente per curare un'infezione, mi consento al professor Bassetti questa piccola incursione, nella scienza medica, l'aspirina che cosa serve? Risolve poco, insomma, perché può diminuire la febbre, ma insomma l'infezione va curata. Professore, mi sente? Professor Cassese, mi sente? Io la sento, sì. Benissimo. Le volevo dire che ci ha fatto molta impressione ieri sentire Nicola Gratteri, il procuratore di Catanzaro, dire davanti a Ilaria Cucchi che con questa riforma il processo Cucchi non sarebbe arrivato in porto. È durato 12 anni, come lei sa, il processo per la morte di Stefano Cucchi. E quindi sia Ilaria Cucchi che Nicola Gratteri convenivano su questa così simulazione, che ha molto colpito anche i nostri telespettatori. Lei cosa ne pensa? Penso che non dobbiamo farci prendere la mano dalle persone che hanno più voce e che vengono ascoltati di più. Io penso che l'opinione di un grande esperto come Guido Nebbi Modona o di una persona esperta non solo in questo campo come Luciano Violante o come Bruti Liberati, che anche lui si è espresso favorevolmente a questa riforma nei suoi termini generali, queste voci devono essere ascoltate. Purtroppo dall'interno della magistratura sono state ascoltate prevalentemente le voci delle procure, delle accuse, che naturalmente non dominano tutto il processo. Professore, fermiamoci un attimo, questo punto di vista è molto interessante. Volevo sentire il direttore Mentana. Torniamo subito da lei, professor Cassese, perché...